cambiati. Oggi è il giorno in cui viene presentato ufficialmente l'apertura della stagione sciistica in Lombardia e c'è anche questa novità di un portale Sporti. Oggi diamo ufficialmente il via alla stagione sciistica 2019-2020 e la presenza di tutti gli attori della montagna. Tra le tante novità che presentiamo c'è anche Sporti, che è un'applicazione per smartphone, un vero e proprio assistente virtuale che ci può guidare per tutte le nostre nuove avventure in montagna, sia d'estate che d'inverno, sia per le attività indoor che outdoor, alla scoperta anche di sentieri, rifugi, agriturismi, itinerari enogastronomici. Vi invito a scaricare l'applicazione perché è veramente un assistente che vi può essere utile e ci può essere utile per scoprire le bellezze delle nostre montagne. Ecco, un'occasione anche per rilanciare lo sci, anche magari in luoghi non tanto conosciuti. L'obiettivo è appunto quello di presentare tutto quello che la montagna lombarda può offrire, ma anche per incentivare le persone che vivono in città nell'avvicinarsi e approcciarsi al mondo della neve. Noi dobbiamo creare la generazione olimpica, visto che manca poco a Milano Cortina 2026, e lavoriamo per supportare tutti quelli che si vogliono avvicinare allo sci. Senta, in conclusione ricordiamo anche un progetto però che avvicina i giovani in generale allo sport, a scuola di sport, è stata presentata la 6ª edizione. È iniziata ufficialmente anche la 6ª edizione del progetto A Scuola di Sport, che è un progetto che prevede l'affiancamento alla maestra durante il ciclo scolastico delle scuole primarie, un esperto in educazione motoria. Questo per avvicinare e per insegnare la cultura dello sport fin da piccoli. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti nella casa di tutti i lombardi. Non potevamo iniziare nel migliore dei modi la stagione sciistica 19-20 che con la neve sulle nostre montagne. Per la prima volta nella storia della Lombardia, questo evento, il più importante di tutto l'autunno, ha trovato casa in Regione. Il primo di una serie di appuntamenti che da qui al 2026 sarà nel punto focale di Regione Lombardia e del mio assessorato. Sperando che dopo questa prima edizione l'apertura della stagione sulla neve diventi una tradizione, crescendo in modo esponenziale fino a Milano Cortina. Ecco qualche dato. 900 km di piste, 310 impianti, 27 stazioni sciistiche. Sono tre numeri che però non riescono a rendere il vero valore delle montagne lombarde. Quindi voglio rilanciare. Da marzo 2018 ad oggi sono 61 gli eventi sportivi dedicati alla montagna, patrocinati e supportati con oltre 1 milione di euro dal mio assessorato. Altro fondamentale tassello di questo enorme puzzle sono tutti gli attori che permettono di rendere le nostre vette un polo attrattivo per lo sport e per il turismo lombardo. Parlo dei professionisti del settore che saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi. La Lombardia può vantare 2058 maestri di sci, 282 guide alpine e accompagnatori di media montagna, 67 scuole di sci e 8 scuole di alpinismo. Un quadro della situazione che si inserisce in un contesto fatto di tante componenti, che però, per dare il meglio, devono funzionare in sinergia, come un perfetto meccanismo rodato. In pochi anni siamo passati dalla montagna 1.0 alla montagna 4.0. Il primo passo è partito con lo Ski Pass Lombardia, la tessera pay per use che permette di evitare le code, di sciare quanto si vuole e di pagare a fine giornata con addebito diretto sulla carta di credito. Abbiamo reso con questo sistema più facile e più comodo sciare e usare gli impianti di risalita. Con questo rivoluzionario progetto abbiamo collegato l'intero sistema montano e sciistico della Lombardia in un unico resort regionale. Quest'anno però abbiamo voluto fare di più. Permettere a tutti gli under 16 della Lombardia di sciare gratuitamente. È sicuramente un bilancio positivo quello che posso tracciare sulla prima edizione di Scialla. In sole 2 fine settimana, a marzo, oltre 10.000 ragazzi sotto i 16 anni si sono divertiti gratis sulle nostre piste da sci. E se si considera che nella maggior parte dei casi gli under 16 erano accompagnati, possiamo dire che abbiamo generato un indotto che raddoppia o triplica questo numero, raggiungendo quindi un ottimo risultato. Noi siamo sicuri che tra questi ragazzi under 16 ci sia la futura generazione olimpica.
E per questo motivo abbiamo deciso di replicare questa iniziativa il 14 e il 15 dicembre e il 21 e il 22 dicembre. Il secondo passo sono stati gli open days con i maestri di sci. Lezioni gratuite di 2 ore, aperte a tutti e per tutti i livelli tecnici, nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e telemark. Dal 2008 ad oggi sono state coinvolte oltre 6.200 persone, bambini e adulti, con un trend in continua crescita. E con l'edizione del 2019 vogliamo continuare a incrementare il numero praticanti di tutte le età. Un altro ottimo lavoro è stato fatto in collaborazione con le guide alpine. Da giugno a settembre oltre 900 persone si sono iscritte agli eventi gratuiti organizzati da Regione e dalle guide alpine alla scoperta dei sentieri e dei rifugi della Lombardia. Per la prima volta le iscrizioni sono state fatte attraverso il sito internet del Collegio delle Guide Alpine, con un importante incremento di numero delle pagine visitate, numeri record anche per i canali social, Instagram e Facebook, con un aumento di oltre il 55% dei follower e dei post condivisi. Anche dal punto di vista sportivo abbiamo dei grandissimi meriti. Tra le 61 manifestazioni patrocinate, la più importante è sicuramente la tappa della Coppa del Mondo di sci a Bormio, dove l'anno scorso l'azzurro Dominic Parik ha conquistato un'insperata ma splendida doppietta. I prossimi 27, 28 e 29 dicembre gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Bormio, soprattutto dopo la grande vittoria dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Ringrazio il presidente Flavio Roda che tra poco nel suo intervento ci spiegherà nel dettaglio quello che succederà tra i prossimi giorni. Le montagne sono per noi una priorità e lo stiamo dimostrando anche negli investimenti. Solo negli ultimi 10 anni abbiamo stanziato oltre 25 milioni di euro dal mio assessorato, ai quali si aggiungono numerosi accordi di programma e iniziative fatte ad hoc dall'assessorato alla montagna, che raddoppiano gli impegni generali di Regione Lombardia nei confronti delle nostre montagne. Credo che la più importante delle iniziative del comparto neve, e non solo dal punto di vista economico, sia il bando H48. L'obiettivo è permettere l'innevamento delle piste in un tempo massimo di 48 ore. Abbiamo puntato sull'innovazione per aumentare la competitività delle nostre località montane come mete sportive e turistiche, diventando il punto di riferimento per gli sport invernali a 360 gradi. E per questo devo ringraziare tutti gli impiantisti di risalita per la fondamentale collaborazione. Concludo con l'ultima novità di quest'anno, l'applicazione Sporti, la nuova applicazione per smartphone, un vero e proprio assistente virtuale per programmare il nostro tempo libero sulle montagne della Lombardia. Una raccolta interattiva di attività sportive praticabili sulle cime lombarde, sia d'inverno sia d'estate, attività indoor e outdoor, oltre ad eventi, itinerari, rifugi, agriturismi, impianti di risalita, scuole di sci e di alpinismo di tutta la regione. Un vero, fido compagno di viaggio e di avventure e di vacanza che ci accompagnerà per ogni nostra avventura in montagna. Questi sono i principali progetti, le principali novità che Regione ha messo in cantiere solo nel 2019. Un libro intero e ancora da scrivere. Da assessore allo sport voglio però condividere una grande responsabilità con tutti voi, ovvero quella di collaborare in modo costruttivo in vista di Milano Cortina 2026, soprattutto per lasciare un'eredità, non solo infrastrutture ma anche cultura. La condivisione dell'obiettivo nei mesi scorsi ci ha insegnato una grandissima verità. Se lasciamo perdere per un attimo le divisioni politiche, se dimentichiamo le divergenze e i personalismi territoriali, ma tutti uniti insieme puntiamo ad un unico grande obiettivo, possiamo fare cose grandi. Abbiamo vinto l'assegnazione dei giochi perché per la prima volta siamo riusciti a fare sistema. Un sistema che ha unito 2 grandi regioni, la Lombardia e il Veneto, che ha incluso la metropoli, Milano, con la perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, e le località della Valtellina e della Valchiavenna, per un unico grande obiettivo che rimarrà e deve rimanere nella storia. Quindi io qui oggi voglio lanciarvi una sfida.
Una sfida che da sola non posso vincere. Una sfida che solo con tutti voi, lavorando come un'unica grande squadra, potrà portarci molto lontano. Fare la storia, scrivere la storia. La sfida è quella di far diventare le montagne lombarde le prime montagne italiane. Seconde a nessuno. Per farlo però dobbiamo vincere ovviamente la grandissima concorrenza interna di regioni come il Trentino e la Val d'Aosta. L'obiettivo comune è e deve essere far diventare le montagne lombarde non solo le montagne olimpiche, ma anche le montagne migliori d'Italia. E possiamo realizzarlo insieme, visto che la via l'abbiamo già tracciata. Lavoriamo tutti insieme, questo è l'appello che vi faccio. Grazie mille e buona mattinata.